Come sta vivendo, se non ci sono altre domande sul maggio dei monumenti, la diatriba, diciamo, del governo, questo un po' governo con la Lega, un po' governo col PD per quanto riguarda i 5 Stelle? Con grande filosofia, visto che dedichiamo il maggio dei monumenti a Vico, sicuramente Vico offrirebbe spunti più interessanti rispetto a questo momento contemporaneo così buio. Io credo che ogni parola in più che posso aggiungere rischia di essere o controproducente rispetto a questo innamoramento politico, o li può far mettere insieme da compattatori, quindi preferisco tacere, perché sinceramente se io, come dire, osservo, se sono un cittadino, uno che fa politica da diversi anni, faccio il sindaco e osservo con molta attenzione le parole, i programmi, le cose che si dicono. Non ho fatto campagna elettorale, ma l'ho ahimè ascoltata, come tanti italiani, e sinceramente tutto si può immaginare nelle cose che abbiano una certa coerenza nella politica, tranne che un'alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Quindi se questo accadrà, noi dobbiamo partire da dove eravamo partiti e quindi fare una valutazione a quel punto da sindaco, chiaramente, con cui andrò a interloquire con qualsiasi governo, anche se è di centrodestra, anche se 5 Stelle e Lega. Poi da uomo che fa politica, ieri tra l'altro abbiamo fatto un coordinamento tema molto importante sulle prospettive politiche nazionali e internazionali, credo che si apre un percorso politico di grandissima prospettiva, se questo è il quadro, come dire, che si va prefigurando, perché sinceramente, voglio dire, io ho ascoltato come dire, quelle che sono state le considerazioni, che io reputo positive, di tantissimi elettori del Movimento 5 Stelle. Mi sembra che il messaggio che è venuto fuori non è quello di andare a far comunque un governo, è di rompere il sistema e rappresentare un'alternativa. Quindi questo è il tema. Se si torna a votare, come lo vedete, Magistris, che federa la sinistra? Se si torna a votare dipende quando, ma non penso che si va a votare, io penso che fanno un governo. Se lei mi fa questa domanda, io penso che si fa un governo, magari non durerà tutta la legislatura, ma l'idea che si vada a votare tra qualche mese la vedo molto difficile. Io ho sempre visto, contrariamente a molti, assolutamente possibile un governo 5 Stelle e PD. Devo dire la verità, è quello che ho sempre, tra virgolette, un po' sospettato, che ci fosse alla fine questo tipo di ragionamento. Quindi noi potremmo avere un renzismo di ritorno con una interessante lavatrice politica del Movimento 5 Stelle.